So che buio, so che sono impresentabile, sono ancora in pigiama, mi sono alzata da poco perché in realtà ho passato quasi la notte in bianco, il gatto è stato male, ieri già lo avevo portato dal veterinario, ho passato tutta la giornata fuori per lui e niente, non è nulla di grave, però sono quelle piccole cose che ti dispiacciono, cioè vedi che comunque il gatto non sta bene, vorresti fare di più, poi io entro in paranoia per delle esperienze passate che ho avuto e quindi mi è salita un'ansia pazzesca tutto ieri, è stata veramente una giornata terribile anche per altri motivi. Quindi ho deciso che stamattina adesso devo stendere i panni, poi mi faccio qualche maschera al viso perché mi vedo brutta, ho la pelle veramente stressata. Ieri mi sono toccacciata il viso continuamente per via dello stress, del malumore, del malessere. Quindi voglio fare una maschera purificante, poi idratante, devo fare la doccia, voglio mettermi completamente a nuovo e cercare di risollevarmi un po'. Mi sento veramente molto molto abilita per questa situazione. Quando succede così, fare una doccia, pulirmi la pelle, proprio cercare di dedicarmi del tempo mi aiuta tantissimo, perché già solo fare la doccia di prima mattina oppure farmi un trattamento al viso, sentire che mi sto prendendo cura di me, che sto togliendo tra virgolette quello strato che allo specchio non mi piace, magari mi vedo il viso spento, non mi piaccio, continuo a toccarmi il viso, vengo a fare delle imperfezioni, non mi piaccio ancora di più. Non so, un pochettino aiuta, so che è una stupidaggine, ma un pochettino aiuta. Thank you.
Oggi va già un pochino meglio rispetto a ieri, rimango comunque un po' triste e avvilita per delle situazioni. Il gatto continua a stare male, però bisogna portare pazienza, adesso gli devo dare delle medicine, ha iniziato l'antibiotico da un paio di giorni, quindi è solo questione di portare un po' di pazienza. Cosa che mi rendo conto di non avere tanto nell'ultimo periodo. Per alcune cose so essere molto paziente, per altre zero. Vorrei tutto subito. E quindi questo mi mette di fronte a una grandissima insoddisfazione, ma anche nervosismo, perché certe cose non dipendono da me e invece vorrei fare qualcosa per velocizzare le cose. Però dovrei imparare ad avere più pazienza, soprattutto con me stessa, se non riesco a fare tutto subito, se non riesco a gestire proprio come vorrei nel mio immaginario certe situazioni, certe dinamiche. Mi accorgo di avere veramente poca pazienza, soprattutto con me stessa, perché pretendo sempre di essere questa versione di me che vorrei essere e quindi mi innervosisco un sacco. La cosa però forse positiva è che nonostante non sia appunto al top, il gatto è tornato a fare il piccolo demonietto, ha già avuto un'oretta in cui è totalmente impazzito, si è messo a mordere e ad aggrapparsi sui cuscini del divano, così senza un motivo e niente, mi ha fatto un sacco ridere. Tra l'altro è spuntato un sole bellissimo oggi e questo sicuramente aiuta il mio umore. Il sole, il stare al sole, sentire proprio il calore, non so, mi aiuta. Poi se da una parte so che su alcune cose non posso metter mano, non posso velocizzarle, non ho il controllo, dall'altra cerco di focalizzarmi proprio per questo su ciò che invece posso controllare e organizzare. E quando non passo il mio tempo a riordinare, mettere a posto, spostare cose in casa, lo faccio diciamo virtualmente. In questi giorni ho infatti sistemato completamente la mia, tra virgolette, agenda virtuale su Notion. Ho veramente creato di tutto, ho ripreso a catalogare digitalmente i libri, nonostante io non voglia abbandonare comunque l'agenda. Su Notion farò proprio una cosa molto schematica, mentre sull'agenda che avevo fatto vedere nel video dedicato all'agenda 2021 ho proprio intenzione di scrivere dei pensieri, non delle vere e proprie recensioni, ma buttare giù il mio parere su quello che leggo. È un esercizio che sto continuando a fare e voglio mantenerlo. Mentre come vi dicevo su Notion ho fatto una cosa molto più schematica, mi sto segnando tutte le cose da fare e le cose che vorrei fare per il canale, per Instagram, insomma, sto cercando di organizzare il tutto e a un certo punto mi sono proprio fissata che volevo farlo anche in maniera bella esteticamente, in modo che mi invogliasse a lavorarci e dedicarci tempo, quindi ho speso un'infinità di tempo dietro a queste sciocchezze qua, però è un altro modo, un po' come penso fare il classico journaling, quindi dedicarsi alla scrittura e decorazione dell'agenda. È un'attività che aiuta a scaricare lo stress, la tensione, secondo me aiuta anche a rimettere un po' in prospettiva alcune cose e a riprendere un po' il controllo, perché quando senti di non poter controllare e gestire alcune situazioni esterne, concentrarti invece su quello che puoi gestire, che puoi organizzare, eccetera, a me personalmente almeno aiuta un po'. Una cosa poi stupidissima, vestirmi in maniera per me carina mi aiuta un sacco. Col fatto che il gatto non sta molto bene, sto un po' più attenta a che cosa metto, perché non vorrei di nuovo svegliarmi all'una di notte e lavare i panni, cambiarmi, eccetera. Poi ci sono alcune cose magari a cui tengo che sono in tessuto particolare, quindi meglio di no. Oggi ho voluto fare un piccolo strappo e mi sono messa questa felpina che ho preso recentemente da Bershka. Mi piace tantissimo, è comoda, è morbida, è del mio colore preferito, quindi adoro follemente e niente, quindi mi sento già carina per conto mio, un po' così. Quando poi succede qualcosa di brutto, di solito succedono tante cose brutte tutte assieme, tutte cose spiacevoli, tutte piccole sfortune, e quindi io personalmente mi abbatto molto molto facilmente anche per questo, perché riverso tutto su me stessa, me la prendo veramente tanto con me stessa, quindi riuscire a ritagliarmi del tempo per me anche per cose sciocche, banali, quotidiane, è secondo me importante. Passare poi tanto tempo
da sola con i miei pensieri, a volte è molto bello perché comunque mi piace ragionare, mi piace riflettere, però a volte è anche spaventoso, soprattutto quando penso ad alcune cose, come vi dicevo in uno scorso vlog riguardo a quello che avevo letto su Sabo Mogd riguardo la morte, la paura di perdere le persone care, soprattutto perché spesso avviene tutto in maniera molto imprevista, cosa che a me è successa molto negli ultimi anni. Mi è capitato di perdere delle persone in maniera improvvisa, che non te lo aspetti, e quindi fa paura pensare che possa succedere qualsiasi cosa all'improvviso. E forse anche il motivo per cui sono rimasta molto male inizialmente, dal fatto che il gatto non stesse bene, nonostante appunto abbiamo scoperto in teoria non ha nulla di grave, ecco, quindi però mi faccio prendere dall'agitazione. Quando avrò dei figli non ci voglio nemmeno pensare come uscirò di testa. Ovviamente sto scherzando, è che non so se capita anche a voi, ma a volte tendo a reagire forse in maniera esagerata per alcune cose, ma se sono molto importanti per me ci tengo. Cioè, il gatto è con noi da meno di 2 settimane, cavolo. È sempre così, poi uno si chiede perché non parli mai delle cose belle? Perché tutte le volte che mi succede qualcosa di bello e poi lo condivido, mi succedono 3.000 altre cose spiacevoli, non voglio dire proprio brutte, però sicuramente non carine. Quindi ho sempre il terrore di dire sono felice o di dire mi è successa questa cosa bella, perché poi mi affosso veramente. È forse soltanto una brutta coincidenza, e forse soltanto il fatto che la vita è fatta di continui alti e bassi. Direi che si è calmato. Sta ancora azzannando il cuscino con i suoi artigli, ma almeno sembra essersi scaricato. Start your computations. I think we're getting into a weird area here.